vivere, di sperimentare la connessione spirituale con tutto il mondo. E adesso, mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e respirare, puoi tranquillamente fare dei respiri profondi, sempre più profondi, che ti portano ad essere in sintonia con l'universo, con te stesso, con te stessa e con tutto quello che ti circonda. E una volta che hai fatto tutto questo, quando vuoi, puoi tranquillamente aprire gli occhi. E questa meditazione è una meditazione, una delle tante meditazioni che può essere fatta, è molto semplice, quindi cerchiamo di spiegarla, poi ogni persona deve farla più e più volte per familiarizzarsi. Sono degli schermi, quindi multistrato, diciamo così, come se noi mettessimo un isolamento multistrato. Lo schermo più interno è di colore verde, poi abbiamo quello giallo, quello blu, quello rosso e quello bianco. E questi schermi, diciamo così, energetici, i colori sono delle frequenze fondamentalmente, impediscono a tutte le forme di negatività di entrare. Ovviamente, oltre a questo, è importante anche, diciamo, lavorare in modo, come dire, da eliminare attraverso le azioni i veleni mentali, perché altrimenti, se poi facciamo delle azioni che portano con sé dei veleni mentali, queste ci impediscono di essere felici. Ovviamente è importante farlo tenendo in mano un oggetto. Ogni volta che noi faremo questa meditazione, tenendo in mano sempre lo stesso oggetto, quindi scegliti un talismano, scegliti un oggetto che per te possa essere un oggetto da utilizzare, diciamo così, per questa forma di meditazione, andrai a caricarlo sempre di più, per cui questo diventerà una sorta di protezione, una sorta di portafortuna che tu potrai portare con te, portare sempre con te, e ti consentirà di raggiungere degli ottimi risultati veramente nella tua vita, ti consentirà di diventare davvero una persona migliore sotto ogni punto di vista e soprattutto protetta, perché nel momento in cui ci sono delle protezioni, queste protezioni influiscono ovviamente positivamente sulla tua vita e ti porteranno del buon umore, ti porteranno della positività, ti porteranno la possibilità di essere davvero una persona più in sintonia. È importante però che vengano fatte delle azioni, cioè oltre a, diciamo, sviluppare una, come dire, una mentalità, diciamo, meditativa, è anche importante sviluppare una mentalità di azione, quindi ogni giorno direziona le tue energie verso ciò che è positivo e fai anche delle azioni concrete che vanno nel senso di eliminare tutto ciò che ti genera sofferenza, ti genera rabbia, ti genera tristezza, ti genera noia, e di promuovere tutto ciò che invece ti porta benessere, piacere, positività. Questo è importante perché se riesci a fare questo, diciamo, riuscirai a ottenere ottimi risultati veramente positivi nella tua vita, che ti permetteranno veramente di essere una persona migliore. Quindi è un lavoro che possiamo fare, però questo è un lavoro veramente importante perché ci permette di fuoriuscire da tutte le situazioni, diciamo, da tutte le situazioni negative. Ogni volta che diciamo senti di essere in una condizione in cui ci possono essere delle persone che in qualche modo possono lanciarti delle energie negative, puoi anche ripensare rapidamente alla meditazione e ripetere dentro di te: sono al sicuro e sono protetto, sono al sicuro e sono protetto. E guardando negli occhi questa persona o portando la tua attenzione su questa persona, puoi ripetere dentro di te: consenso negato, consenso negato. Ecco, questa negare il consenso è un atto di volontà molto forte, che puoi utilizzare anche questa frase quando
ad esempio ti trovi in situazioni in cui